della Roma, pronto. Buongiorno. Oh, buongiorno, mister. Come sta? Un periodo un po' difficile per la squadra. Sì, un po' difficile, sì, ovviamente. Abbiamo sbagliato qualcosa, però penso che adesso gli obiettivi penso che siano raggiungibili. Adesso bisogna pensare a fare bene calcio e dobbiamo fare bene per migliorare. Sì, sappiamo. Insomma, lei insomma, comunque un periodo difficile. È difficile, ma... insomma. Comunque ha vinto contro l'Inter, invece contro il Bologna. Contro Bologna. Insomma, è andata male, esatto. Vincevate 2-0. Poi 3-2, clamoroso. 3-2, clamoroso. Quindi sappiamo che lei forse... c'è qualche pecca in difesa da dover sistemare. Sì, insomma, come al solito. La difesa dovremmo ancora guardarla e penso che domenica iniziamo a guardare qualche schema. Ma come domenica? Visto, ma è 3 mesi che stavi lavorando con la tua squadra. Non ho ancora iniziato a guardare perché adesso sto guardando soltanto gli attaccanti. Ma ancora? Cioè lei non ha parlato con difensori, centrocampisti? Non li conosco, difensori non li conosco. Come li conosci? Centrocampisti li ha conosciuti almeno? Settimana scorsa. Come settimana scorsa i centrocampisti? Ho conosciuto De Rossi. Cioè quindi, De Rossi è simpatico. Simpatico, ma deve essere simpatico uno, bravo deve essere. Beh, penso che perché è importante l'attacco e domenica iniziamo a guardare la difesa. A me viene un dubbio, cioè il portiere, quindi a questo punto, sa come si chiama almeno? No, lo conosco. Stekelenburg. Tutta la stagione non ci parlo. Come non ci parla? Stekelenburg. Facciamo portiere volante. Ma come portiere volante? Non si può fare. Avete un portiere pagato. Stekelenburg. Facciamo l'ultimo che tocca al palo. Ma come l'ultimo che tocca al palo inizia in porta? L'ultimo che tocca al palo. Infatti i risultati si vedono. Sta in porta. Ah, sta in porta, bene. Ma... comunque sono contento perché per come abbiamo fatto con Bologna. Ma come contento? Primo tempo forse, mister. Bene, il secondo tempo abbiamo fatto bene, ho preso 3 gol, sono contento. Come contento di aver preso 3 gol? Io faccio apposta a prendere tanti gol, perché se prendi tanti gol è uno stimolo per gli attaccanti a fare più gol. Ah, è una teoria questa. Allora, perché se tu prendi 0 gol, basta che ne fai una e vinto. Hai vinto, invece se ne prendi 3. Se ne prendi 3 devi farne 4. Ah, ecco. Ma bene, meno male. Però mi sa che questa... mi sa che questa è dell'attaccante che non... ah, quindi colpa degli attaccanti. Gol. Però mi sa che questa teoria gliel'ha usata il Bologna contro, perché ha subito 2 gol e si vede che è stato stimolato. Hai visto che Bologna ha fatto apposta a prendere 2 gol e poi stimolati hanno fatto 3 gol. Ah, ecco. Infatti con Cagliari ne prenderemo già deciso con la squadra, ne prenderemo 5. Ma come 5? Mi deve farne 6. È stato bravo Piris, mi piace Piris, fa di quelle... No, Piris è più Piris criticato, fa di quelle cagate. No, ma lei visto, prende i difensori in base a quante cavolate fanno. Dovrebbe cercare di risolvere questo problema che ha con il fumo, perché esatto. È esagerato. Beh, sto cercando adesso di smettere, ma... ah, bene, bene, bene. Giochiamo poi mercoledì contro la Sampdoria. Ah, Sampdoria, tornata all'Olimpico, adesso. Però io non posso andare contro la Sampdoria. Perché non potrà andare? Perché come c'è quando... blocco del traffico. Ah, vabbè, ma comunque penso, a parte che ci saranno dei permessi, esatto, per le squadre, poi comunque può usare i mezzi pubblici. Al limite va a piedi proprio. Esatto, proprio... per quello, proprio perché cioè io a piedi non posso andare. Come non può andare? Perché mi hanno detto che quando vado a piedi, quando fumo, inquino più di un camion. No, ma cos'è? Lei? Cos'è? Un euro zero. Euro zero. Cos'è? Catalogate, euro zero. Ma no, mister non è vero. Ti faccio dare permesso dalle mani. Non è una bella situazione. Mister deve risolvere questo problema, glielo ho già detto. Adesso sto cercando di prendere il bollino blu. Come il bollino blu? Come fa a prendere il bollino blu? E adesso perché sto smettendo di fumare con l'aiuto della società. Ah, ma hanno pagato uno psicologo? Sabatini. Sabatini. È un fumatore in callino. Sabatini forse è peggio di lei, esatto. Ci mettiamo allo studio di Sabatini e inizio a fumare. Sì. Poi inizio a fumare anche Sabatini. Che lui, anche lui. Io fumo il mio attivo, più fumo il passivo di Sabatini. Ma fa malissimo, mister, non è smettere di fumare quello. Non risparmiamo perché dici io fumo una sigaretta. No. Io ne fumo due. Ma mister, ma che esempio dà? Non va bene, mister, non va bene, mister, perché uno fa malissimo, due al massimo risparmia sui soldi. Ma mister, ma cosa succede? Mister, c'è una sirena. C'è la sirena. C'è sempre sirena. Ma dov'è, scusi? C'è sempre sirena, quale lamento. C'è sempre sirena. Più e più volte. Perché i pomieri sono. Pompieri? Come i pompieri? Ma c'è un incendio, cosa è successo? È pericoloso. Perché esce un po' di fumo dalla camera mia di Sabatini. Ma no, mister, un po' di. Sa che è un po' tanto fumo. Ve lo dico, aspetta. Siamo io e Sabatini, non c'è problema. Siamo io e Sabatini. Ma no. Tutti i giorni pompieri. Ma
sempre i pompieri chiamano, mister. Penso che è una situazione difficile, ma dobbiamo cercare di cercare di prendere tanti gol per poi fare tanti gol in attacco. Ma vabbè, mister, grazie. La ringraziamo e a risentirci. Adesso fumerò una siga. Ecco, bene. Mi fumo una siga. Sta città. Ah, canticchia. Grazie, mister. Unico grande amore, tanta tanta gente che mi fai sfumare. Grazie, mister. E allora, questo era mister Zeman. Quindi, insomma, abbiamo avuto anche lui.